Lombardia, prima regione agroalimentare d'Italia. Lombardia Agricola, asset strategico per agganciare l'economia della Rosa Camuna al treno delle potenze regionali europee. Lombardia, laboratorio per un'enologia di qualità declinata su territori che vanno dalle montagne della Valtellina alla Bassa Mantovana, passando per i bacini di Franciacorta e per le colline dell'Oltrepò Pavese. Oggi queste circostanze sembrano banali per la loro ovvietà. Ma sembravano invece le follie di alcuni visionari nel 2001, anno della prima targa Viniplus di Lombardia, o nel 2005, anno della prima guida a cura dell'Associazione Italiana Sommelier della Regione. Oggi c'è una squadra di oltre 100 degustatori sempre aggiornati e formati per questo specifico lavoro di gruppo. Cerchiamo di fare in modo che ognuno riesca ad affinare le proprie capacità individuali, perché anche le differenze che ci sono da soggetto a soggetto costituiscono la vera ricchezza del gruppo, perché il gruppo deve essere la somma di tutte le individualità e non la negazione di qualcheduno. Ancora più bella, e i nostri degustatori ormai sono bravissimi e sempre più ogni volta riescono a dare il meglio e a tirar fuori da questi vini sempre le eccellenze migliori. Il passato importante dei Tastamen Lombardi consente oggi di guardare con speranza i ragazzi dell'Istituto Olivetti di Monza, che hanno degustato i vini presenti in Vini Plus 2019, seguiti da un tutor Ice e dal loro professore. Un grande orgoglio proprio la nostra guida Vini Plus, perché non solo il lavoro dei nostri degustatori, non solo il lavoro dei sommelier che fanno servizio, ma proprio di viverla in modo così partecipi da tutti i soci. Oggi i nostri ragazzi delle scuole alberghiere sono venuti qui con il loro insegnante, con un sommelier messo da noi come tutor, per farli capire che cosa vuol dire qualità, sacrificio dei vini aioli, cosa vuol dire proprio bere un vino sano, un vino bello e un vino che racconta il territorio. Regione Lombardia ormai considera Vini Plus come uno dei suoi strumenti di promozione più efficaci, in una politica del territorio perseguita ormai da diverse consiliature. La Lombardia ha la fortuna di avere il 90% della produzione vitivinicola di qualità, tutelata come gli OCG, i DOC, i GT, insomma vini di qualità, la cui qualità cresce, sempre più proiettata alla sostenibilità, pensiamo alla crescita del vino biologico, e quindi siamo già una grande regione vitivinicola che grazie al vino si fa conoscere sempre di più anche per le sue ricchezze ambientali, paesaggistiche, identitarie, turistiche. Grazie ai sommelier diventiamo sempre più forti, Regione Lombardia vanta 60 chef stellati, abbiamo una serie di ristoranti meravigliosi, abbiamo percorsi enogastronomici di altissimo profilo e sicuramente la figura del sommelier attraverso questa bellissima pubblicazione Vini Plus renderà ancora più accattivante, più attrattiva la Regione Lombardia. Quasi 600 pagine, 250 aziende presenti, 160 vini premiati con le 4 rose Camune, 64 con la rosa d'oro. Vini Plus 2019 è pronta per essere spedita a 800 ristoranti della regione. Sempre di più sono le aziende, sempre di più sono i vini assaggiati dai nostri degustatori, sempre più sono i territori che propongono le eccellenze, quindi questa varietà di vini, di vitini lombardi che pian piano sta scoprendo territori che fino a non molti anni fa erano ritenuti tendenzialmente più marginali, più periferici e quindi forse poco al centro dell'attenzione. Strumento di divulgazione, incubatrice per le pagine lombarde della Guida Vite, archivio dell'evoluzione del calice regionale. È un catalogo di eccellenza, come lo chiami tu, che viene da un lavoro molto importante, molto meticoloso e, permettimi l'osservazione, molto serio. È fatto per cercare di qualificare i nostri vini, i vini territoriali, i vini della Lombardia, che peraltro in una quantità piuttosto rilevante poi sono trasportati sulla guida principale dell'AIS nazionale. Una narrazione scritta a più mani, un team di degustatori che si aggiorna e si confronta, un coordinamento dal basso che via via è diventato un modello di lavoro per tutta l'AIS. Il coinvolgimento di tante figure in questo progetto porta ad un risultato molto bello, girano i degustatori, gira l'ufficio che organizza tutto, noi che facciamo il possibile per fare in modo che il lavoro dei degustatori sia quanto più preciso possibile, li mettiamo nelle condizioni di lavorare bene, alla fine il quadro è molto molto positivo. Appuntamento a Vini Plus 2020. La storia continua.